Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere e in questo video affronteremo la grotta gelata o la caverna gelata e arriveremo all'ultima città di Johto, che in questo momento dovrei farvi vedere con una bella mappa città. Eccola qua, usa. Eccoci qui, Escape, e arriveremo all'ultima città di Johto. Affronteremo anche probabilmente il Dragon's Den e la Dragon Holy Land, quindi non perdetevela e lasciate un bel mi piace al video se state gradendo queste serie, commentate facendomi sapere cosa ne pensate sia di questa parte sia di Pokémon Fire Ash in generale, se avete iniziato a giocarci anche voi e a che punto siete, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Entriamo in questa Ice Cave. Oh, lei ci cura? Beh, io ero andato a curare i miei Pokémon di base, e qui abbiamo un nuovo Pokémon invece da catturare. Allora, Pin Missile non dovrebbe ucciderlo se non fa 5 colpi. Ok, 3 colpi vanno più che bene. Drill Pack mi fa molto male, aia. Andiamo con una bella Pokéball, vediamo se basta oppure se deve servire magari una Mega Ball. Delibird è un nuovo Pokémon, eh? Che cacchio però. Infame di un Delibird, niente, mi ha ammazzato Heracross. D'altronde sapete che Heracross ha 0 di difesa, quindi è normale che prenda questo tipo di danno. Mandiamo Noctowl, anche se potrebbe prendersi un bel po' di botte dagli attacchi di tipo ghiaccio. Proviamo con una Mega Ball invece. Proviamo con una Mega Ball. Tra l'altro, pensandoci, abbiamo pensato a Pokémon da catturare, a leggendari magari da catturare. Noi in realtà abbiamo già catturato tutti i Pokémon leggendari di Johto, tranne Celebi. Celebi però molto probabilmente lo incontreremo più avanti, non riusciremo a catturarlo qui a Johto. Niente, Delibird a quanto pare è un leggendario, cioè impossibile da catturare. Io non capisco perché ci siano questi Pokémon qui che a caso hanno un catch rate talmente basso che li tiri boh, 4 Pokéball a vita gialla e non entrano, anzi 5. Non ho modo di paralizzarlo, di vero? Non ho qualcuno che possa paralizzare, non credo. O mettere un problema di stato, non voglio avvelenarlo, proviamo con una Ultra Ball. Tanto abbiamo un'infermiera lì sopra che ci può curare i Pokémon, per quello sto ammazzando tutta la mia squadra per catturare un Delibird, eh. Niente, regalino. Delibird è peggio di Suicune. Se fate i conti ho faticato meno a catturare Suicune, e l'ho catturato solamente grazie ad una cattura critica. Senza quella non so quanto sarei durato. Ok, Delibird, ecco fatto, preso. No, non voglio dare il soprannome. Ok, verrà spedito al 180, 200, 181, 210. Ok, grazie per avermi curato e andiamo avanti. Vediamo che altri Pokémon ci sono qui dentro. Hypom ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già, quindi non è un problema. Non lo voglio catturare. Via. Proseguiamo. Ok, ci sono Pokémon letteralmente una volta ogni due passi. Un altro Delibird. Allora, Delibird. Vorrei vendicarmi un secondo. Ecco, addio. Dato che prima mi ha ucciso il mio Heracross. Sì, però ci sono letteralmente Pokémon in due passi, eh. Oh, Jinx! Jinx, potrei provare a catturarla. Andiamo di Trot Shop. Ah, è super efficace, mannaggia a me. Mi sa che avevo quasi tutte le mosse forse super efficaci, tranne Earthquake, che l'avrebbe comunque ammazzato. Vabbè, in ogni caso ho due Smoochum, perché sono andato a catturarli nella zona Safari. Sono riuscito a catturarmi dei Larvitar, degli Smoochum. E ho trovato anche un Misdreavus che però mi è sfuggito. Quindi niente da fare per quello. Quindi volendo lo Smoochum, voglio dire il... come si chiama? La Jinx ce l'avrei, basta far salire di livello Smoochum. Zubat invece mi servirebbe Golbat. E potrei catturarmi magari questo Zubat. Andiamo di Pin Muscle. Così da farlo salire semplicemente di un livello, perfetto, 5 colpi. Air Cutter, aia. Fortunatamente, se non sbaglio, è speciale Air Cutter. Però ecco, catturarmi questo Zubat così da farlo salire di un livello. Altra cattura critica, va bene, a caso contro uno Zubat. Farlo salire di un livello, dicevo, farlo evolvere così in Golbat. E poi sfruttare l'amicizia per farlo evolvere in Crobat. Perché non so se Crobat si potrà trovare dal nulla. Allora, qua abbiamo un po' di enigmi con il ghiaccio. Vediamo, eh. Ma per prendere quello strumento lì, così, facile, tac. Il Gelomai, credo sia questo. Potenziale mossa di tipo ghiaccio. Allora, lì sotto non c'è nulla, però abbiamo altri Pokémon selvatici. Ok, un altro Delibird. Io contro Delibird
Userò comunque la mia Brick Break. Ecco fatto. Che comunque un livellino Heracross se lo fa molto volentieri, eh? Specialmente contro questo dannato Delibird che ha usato ucciderlo all'inizio della grotta. Ecco fatto, crepa. Dai, fanno uscire un altro, forza. Fa uscire un altro Delibird. Oh, un Paleoswine, questo ci manca invece. Attenzione, eh. Attenzione, attenzione. Pin Missile non dovrebbe essere super efficace, quindi usiamo questo. Un Critical Hit, va bene. Perfetto, raga. Meglio di così non poteva andare. Andiamo di Mega Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo, eh. Altra cattura critica. Ma cos'è? Tre catture critiche di fila sono uscite? Boh, va bene. Parasol me lo prendo molto volentieri comunque. Eccolo qua. Non gli diamo un soprannome. E andiamo avanti. Altro Pokémon. Mi servirebbe Swinub a questo punto. Eccolo. Come non detto. Il piccolo Swinub è uscito dal letargo. E andiamo ancora di Pin Missile. Oh, Enduro. Ottimo. Quindi non possiamo ucciderlo in teoria, no? Perfetto. Perfetto. Ma guarda, grazie Swinub. Mi ha fatto un favore. Perché ti avrei ucciso. Quarta cattura critica di fila. Ragazzi, ma tutto a posto. Pokémon Fire Rush, tutto bene? C'è quarta cattura critica di fila, eh? Certo, prima mi ha fatto sprecare tipo 50 Pokéball contro un coso. come si chiama lì? Un Delibird. Allora, la nostra bella Iron la diamo immediatamente a qualcuno. Allora, è qui dentro, sì, Iron. Difesa fisica, quindi diamola a... boh. A chi la diamo la difesa fisica? Fempi? Un secondo, controlliamo un attimo le statistiche di Fempi. Vediamo un po' com'è cresciuto il nostro piccolo Fempi. Ah, pick up lui, ecco perché è un repellente. Mi sembrava strano, infatti. Item, take. Ok. Così può raccogliere altra roba, magari un po' più interessante di un cazzo di repellente. Comunque, volevo vedere le sue statistiche, eccole qua. Attacco difesa ce l'ha abbastanza alte, quindi diamolo a lui la difesa, dai. Oppure direttamente a Bailiff. Vediamo se... Bailiff ha di più di difesa in realtà. Anzi, è la difesa che aumenta grazie alla natura. Quindi è il nostro Pokémon più difensivo. Potremmo darla a Bailiff in realtà, il nostro... questo ferro, eh. Usiamolo. E diamolo a Bailiff, dai, via. Ok, mentre lo Zinco difesa speciale la diamo a... Boh, Noctowl. Ma sì, dai. Andiamo alla Noctowl. Ah, ne avevamo due. Ok, andiamo tutti e due alla Noctowl, via. Ecco fatto. E altro Pokémon, così, per non farci mancare nulla. Di nuovo Delibird. Ti prendi un'altra breccia in faccia, non me ne frega nulla. Guarda, addio Delibird. Ma poi ne spawnano un casino di Delibird in questa grotta. Ora dobbiamo proseguire. Di preciso dov'è che dovremmo andare. Per proseguire. Qui siamo appena usciti. Ah, qua, perfetto. Meglio di così. Lì abbiamo un'altra zona di ghiaccio. Oh, Sneasel! Questo è, credo, raro. Lui è anche di tipo buio, giusto? Come di Pin Missile? Ah, infatti è super efficace, mannaggia me. Mannaggia me. Questo mi sa che era rarino, da trovare. Ah, qui non si va da nessuna parte. Peccato. Però magari c'era uno strumento invisibile lì dentro, non saprei. Ecco, altro Delibird. Inutilità fatta persona, guarda. L'inutilità fatta Pokémon. Muori. Avrei voluto prendermi Sneasel. Ok, altro giro con il ghiaccio. Beh, semplicissimo in realtà. Proseguiamo. Altro ghiaccio. Ah, attenzione, lì c'è uno strumento. Torniamo indietro a prenderlo, ovviamente. Ecco questo Sneasel. E questa volta non faremo l'errore che abbiamo fatto prima. Mandiamo un altro Pokémon. Mandiamo... il nostro Fempi. Vai. Metal Claw. E missa, perfetto. Usiamo un Takedown. Ice Wind è super efficace. Alla faccia, eh. Ok. Proviamo a catturarlo ora. Vediamo se con una Ultra Ball entra Sneasel. Che non sarebbe male da aggiungere anche lui al nostro Pokédex. Ok, abbiamo finito le catture critiche. Vediamo se con una cattura normale va bene. Perfetto. È bastata anche una cattura normale. Bene così.
No, non mi interessa dargli un soprannome. Più che altro, però, sarebbe interessante catturarne un altro. Che abbiamo una MT embargo. Catturare un altro ci vuole per far evolvere in Weavile. Oh, mi hanno ascoltato, eh. Tra l'altro questa femmina e ha la piuma più corta, o sbaglio. Osvaldo. Allora, mandiamo questa volta qualcuno che non si prende, magari un attacco di tipo ghiaccio in faccia viene shottato, tipo Totodile. Quick attacco, va bene, Totodile resiste abbastanza. Andiamo di Surf, non dovrebbe fargli molto male. Per l'appunto, un altro Surf e poi lo catturiamo. Se non fa brutto colpo, va a vita rossa. Perfetto, raga, meglio di così non poteva andare. Usiamo una Mega Ball questa volta per non sprecare una Ultra Ball. Vita rossa, un PS e esce, niente da fare. Cioè le Mega Ball fanno davvero cagare, ragazzi, eh. Le Mega Ball fanno schifo. Scommettete che la Poké Ball adesso lo cattura? Scommettete, eh? Vediamo, eh. Cosa avevo detto? Le Mega Ball fanno cagare, cioè al momento sono meglio le Poké Ball. Ok, no, non voglio dare il soprannome, questo magari diventerà Weavile. E si ritorna giù. Oppa, via. E siamo anche arrivati alla fine. A quanto pare sì. Siamo già alla fine, siamo a Blackthorn City. Salve. This cave is a good place to train our dragons. La caverna di ghiaccio è un ottimo posto per allenare i loro draghi. Beh, drago è debole a ghiaccio in realtà, quindi non so quanto sia corretta questa cosa. Salve. Lance è cresciuto qui insieme a Claire. O meglio, Lance, non Lance. Addestriamo, cresciamo persone davvero forti qui. Sicuro, guarda. Se vai attraverso il Dragon's Den, arriverai alla terra sacra dei draghi, praticamente. Terra sacra del drago. Anche se nessuno è permesso di arrivare lì. Va bene. Ehi, ho trovato questo in una caverna, vorresti tenerlo? Ma certo, Dragon's Gale. Perfetto, potremmo far evolvere Sidra in Kindra. Grazie a questo. I'm sorry, ma Charizard won't listen. Niente, qua non si può passare perché un Charizard si è letteralmente messo sulle scale. Ok, questo ci insegna Dragon Pulse. Peccato che nessuno dei miei Pokémon possa impararlo. Unlucky. Effettivamente qui, insomma, prendere di nuovo Pikachu non dovrebbe essere male, per questa palestra. Però vediamo. Because of Claire, I gave up trying my to make it to the Yoto League this year. I just can't win. Ok, questo praticamente non riesce a vincere contro Claire e quindi deve rinunciare ad andare alla Lega quest'anno. Claire non è un avversario facile. È considerata la più grande di tutti i capopalestra di Yoto. Vabbè, effettivamente. Allora, diamo un'occhiata ai Pokémon che abbiamo catturato, però qui. Organize. Eccoci qua, allora. Delibird, Summary, 225. Ecco, iniziamo a spostarlo, lui. 225, questo è 16, 22, 23, 24, 25. Ecco, mettiti qui. Poi, ne abbiamo catturati altri, no? Abbiamo catturato un Pyroswine. Beh, prima mettiamo Swinub. 220. Ecco qua, se questo è 22, 21, 20. E ci mettiamo anche Pyroswine. Vedete che anche il Divindex di Yoto inizia a prendere forma, eh? Iniziano ad esserci parecchi Pokémon. E questo è 215 invece. Quindi 11, 12, 13, 14, 15. Ci manca qui Ursaring, qui Slugma. Questo da far evolvere manualmente. Tyrogue da far evolvere in Hitmontop. Con lui ora abbiamo la nostra scale, che potremmo effettivamente dargli subito. Item. Diamogli la Dragon Scale, ecco fatto. Così lo faremo evolvere facendolo salire di livello. Qui, come vi ho detto, ho catturato tre Larvitar nella zona Safari. Ho catturato un Miltank che ha un Mumumilk, che direi di prendergli, grazie. Una cura in più comunque. Ho catturato Jumpluff, due Hoppip, Jumpluff l'ho trovato, o Jumpluff come volete, direttamente nella zona Safari. E sono riuscito a catturarlo. Ah, abbiamo anche lo Zubat, è vero. Per adesso, guarda, te lo ti prendo e ti porto. Perché un altro Sneasel? Ah, è vero, anche un altro Sneasel. Facciamo così. Loro invece li porto nel box dei Pokémon che stanno aspettando. Eccoli qui. Nel box dei Pokémon che stanno aspettando di essere poi evoluti effettivamente per le prossime generazioni. Te diventerai Crobat. Per adesso ti metto qui. Ecco fatto. Questi sono i Pokémon di Ash, come al solito. E potrei effettivamente riprendermi Pikachu, eh.
riprendere Pikachu per l'ultima palestra. Per adesso lo lascio giù, vediamo come va. Se dovesse risultare troppo difficile, magari uno switch in con Pikachu me lo prendo volentieri. Entriamo nel Pokémon Market. Salve. Ok, è una cittadina piccola, ma comunque arrivano le forniture. Beating Claire is going to take a lot of supplies. I don't care how lame it is. Winning is more important than things like growth or a sense of accomplishment. Questo ha detto che per battere Claire userà qualsiasi strumento riuscirà a comprare, quindi tipo ricarica totale in continuazione. Dice che è un po' da lamer, però d'altronde vincere è la cosa più importante. Compriamoci altre 10 Ultra Ball così. Perfetto, altre 10 Pokéball. Ecco fatto. E altre 10 Mega Ball. Vai. E magari le cure per adesso no. Le Fuglia quante ne abbiamo? Ok, magari qualche Fuglia in più, così. Ok, va bene. Per il resto vanno più che bene queste cose che abbiamo noi. Salve. I came a long way, but I finally got my Slowbro the move I wanted. Ok. Move House, e infatti qui dentro troviamo due simpatici tizi. Questo è un altro che ci insegna roba, e qui voglio ovviamente reinsegnare Gelodenti al mio Totoro. Eccolo qua, Icefang. Icefang serve perché per forza, raga. Una mossa di tipo acqua, una mossa di tipo ghiaccio al posto di a questo punto Shadow Claw. Perché Surf comunque prende la stab, un po' di danno lo fa anche se non ha molto attacco speciale. E comunque Totoraid senza una mossa d'acqua è un po' stupido. Magari quando prenderemo cascata potremo insegnargliela, così da avere una mossa fisica. Ma Shadow Claw non gli serve assolutamente nulla. Lasciamo lì Trash Crunch e togliamo gli Shadow Claw. Ecco fatto. Tu invece sei l'elimina mosse. Ok, non mi interessi per ora. Vediamo se altri mostri Pokémon possono imparare delle mosse un po' interessanti. Tipo Bailiff. Vediamo, eh. Cosa un po'. No, Bailiff non può imparare davvero niente di interessante. Vediamo invece altri, tipo Cyndaquil. Vediamo. Cyndaquil. Niente, nemmeno lui. Niente di interessante. E a questo punto l'ultimo che rimane da vedere è Fampi. Diamo un'occhiata anche a lui. Niente di particolarmente interessante, no? Non c'è davvero niente, raga, qua. Abbiamo comunque dato Gelodenti a Totodile, che è molto importante, specialmente per la palestra che ci aspetta, di tipo drago. E a questo punto, eccola qua la palestra. Ci siamo stati in questa casetta noi. Vediamo. Non, no, non ci siamo stati. Lui sta cercando un Dodrio e lo scambia con Dragonair. Ok, un po'. Non sei molto avvantaggiato da questo scambio, caro avventuriero. Blackthorn Pokémon Gym Leader, Claire, the blessed user of Dragon Pokémon. Ok, entriamo. Vediamo un po', eh. A questo punto metterò davanti Totodile e Bailiff. Il condividere esperienza a lui potrei anche non darglielo per adesso. Salve. Claire usa Pokémon di tipo drago. Sono deboli contro drago, ghiaccio e folletto. Non abbiamo mosse di tipo folletto noi, non abbiamo mosse di tipo drago, abbiamo solo Gelodenti. E sono invece forti contro drago. Sono super efficaci contro appunto altri draghi. Sono resistenti a elettricità, fuoco, erba e acqua. Ok, praticamente le mosse dei tipi degli starter più l'elettricità. Dai, prima battere il primo allenatore. Benvenuto nella palestra più difficile di tutta Johto. Lo so. Infatti bisogna vedere se riusciamo a batterla questa palestra. Ok, iniziamo con Dratini, contro Totodile. Andiamo di Ice Fang. Super efficace e non riesce nemmeno. Ok, frizzato, va bene. Fortuna, però cioè, non riesce nemmeno a one-shottare un Dratini, eh. Questa sarà tosta. No, lasciamo Totodile. Cioè, se con Ice Fang non riesce nemmeno a one-shottare i Dratini. Vabbè, qua siamo, non so, sculati come non so cosa. Cioè, boh. Due freeze di fila, abbiamo peccato. Sidra. Proviamo ad andare Bailiff. Sidra non dovrebbe essere già di tipo drago, se non ricordo male, ma solo di tipo acqua. Quindi, una bella Energy Ball. Ma dai, mi ha paralizzato lui. Ma che sfiga. Ma dai.
Ok, super efficace, perfetto. Contro Sidra abbiamo Bailiff che può risolvere la situazione senza problemi. Ora però, scusatemi, vado un secondo a curarmi Pokémon perché la paralisi buttata così di primo turno di Dragospiro, insomma, poteva anche andare un po' meglio. Certo, noi abbiamo beccato due freeze, quindi non mi posso lamentare, però solo erano due freeze abbastanza inutili, cioè contro due dratini. Insomma, non è proprio il massimo. Poi, come veniva tradotta Claire in italiano? Con Clara? Oppure con un altro nome? If you can't get past me, you should give up. Ok, semplicemente ci dice che se non riusciamo a oltrepassare lei, dovremmo arrenderci, il che è anche vero, effettivamente. Ok, un altro dratini, quindi andiamo con ancora Ice Fang. Ok, loro ci usano Aqua Tail, i dratini, quindi... Boh, un altro freeze, cioè non capisco. Ma com'è possibile? Vabbè. Aqua Tail. Attenzione, Aqua Tail, sì. Al posto di Surf. È comunque molto meglio. Vai, Surf. Ah, non posso togliergliela. Ok, aspettiamo, eh. Dopo andiamo a mettergliela. Dragonair, lasciamo Totodile. Vediamo come se la cava contro Dragonair, invece. Azz, non se la cava molto bene. Per niente. Mandiamo Noctowl. E usiamogli... Ah, Moonblast però è tipo folletto, aspetta. Attenzione, non mi ricordavo che Noctowl l'avesse imparata. Ok, abbiamo un altro Pokémon da poter usare. Non più ora. Questa palestra sarà tosta. Sarà tostissima. Mandiamo il nostro Heracross e usiamo Heartwake. Dovrebbe comunque fargli abbastanza male da tirarlo giù, per fortuna. Ok, potreste avere una possibilità. Non proprio, perché, insomma, i vostri Pokémon sono davvero forti. I miei, a livello di livelli, proprio sono messi giusti, per carità, il problema è che non sono evoluti. Cioè, se fossero evoluti, se fossero i loro stadi corretti, sarebbe una bella squadra. Così è una squadra davvero difficile da gestire. Ora andiamo a mettere Aqua Tail da Totoride. Quindi li togliamo. Surf. Via. Sì. Musichetta è. Ok. E gli mettiamo Aqua Tail. Vai. Così ora il nostro Totodile è completamente fisico. Perfetto. Anche a Squirtle l'avevamo messo a Patail, se vi ricordate. Ok, continuiamo questa palestra che, come vedete già dai primi allenatori, sarà abbastanza dura. Ah, sfida in doppio. I haven't seen a challenger in a while. I may not have many dragons, but I will wipe the floor with you. Attenzione, questa non ha visto sfidanti da parecchio tempo e l'altro invece non ha Pokémon Drago ma ci distrugge comunque. Infatti uno Sidra che tecnicamente non è un Pokémon Drago e che infatti verrà disintegrato ora. Allora andiamo con Trash su... Ah, non possiamo sapere chi colpirà con Trash. Andiamo con Crunch su Kindra e Energy Ball su Sidra. Azza. Ok, Sidra addio. Almeno sarà un 2 contro 1 questo. Crunch, che non gli fa nulla, perfetto. Proviamo a Sfang, vediamo se gli fa di più. E poi Energy Ball. Niente, Totodile è morto. Energy Ball gli fa un po' di più effettivamente. Andiamo all'ottavo a questo punto. In teoria Moonblast dovrebbe essere super efficace. No, non Fly, Moonblast. E un'altra bella Energy Ball, vai. Non paralizzarlo, grazie, perfetto. Un blast super efficace, buono. Buono. Noctowl al 44. Ok, Bailiff si vorrebbe evolvere, ma no. Vediamo se c'è un'altra sfida prima della capo palestra. Sì, battiamo lui. I guess I get to stop you. Immagino che dovrei fermarti io. Provaci, Cool Trainer Mike. Ah, Dragonair. Ok. Allora, proviamo a far così, Toxic. Sperando che non abbia Shed Skin. Perché sicuri? No, ok, Shed Skin, peccato. Andiamo di Body Slam, ma non sopravviverà la nostra Bailiff, va bene. Andiamo a questo punto di Noctowl. Adesso Noctowl è più veloce. No, è comunque più veloce Dragonair. Vabbè, ma ragazzi, però, cioè, voglio dire,
Mi sembra normale. Ma mi sembra normale una cosa del genere. Dragon Rush, Dragobolide sarebbe tra l'altro. Ti colpisce 3000 volte. Oh, fallisci una volta anche tu, finalmente. Aqua Tail, va bene. E andiamo poi di Brick Break. Ok. You impress me. Tu mi hai disintegrato mezza squadra, quindi ora si torna al centro Pokémon. Non taglio perché letteralmente qui, ragazzi. Cioè, il tempo che ci metto a dirlo, praticamente, è il tempo che ci metto ad andare a curarli, effettivamente. Quindi non taglio. Anche perché adesso bisogna pensare alla capo palestra. Sì. Bisogna pensare alla capo palestra. Vediamo un po' come ci andrà, perché potrebbe essere tosta la faccenda. Potrebbe essere davvero tosta. Sicuramente useremo Noctowl. Probabilmente Totonel no a questo punto. Useremo Noctowl, Bailiff e Heracross sarà un 3v3. Eccola lì. Figo anche le due pilastri di fianco lei. È raro vedere uno sfidante farcela fino a questo punto. Non mi aspetto che tu vinca. Ma vediamo cosa sai fare. Allora, manderemo campo prima Noctowl. Anzi. Prima Bailiff, poi Noctowl e infine Heracross. In caso tutto fallisca, mandiamo Heracross. Figo lo sprite. Alla faccia, Claire? Ok, adesso lo Kindra. Userei una Toxic Twister, non dovrebbe shottarmi. Ok, iniziamo ad avvelenarlo. Anzi, ad iperavvelenarlo. Poi una bella Magical Leaf. A iperraggio, così, via. E intanto però ti ho avvelenato. Andiamo poi di Noctowl. Che prenda un po' di tempo con volo. Ecco fatto, così ora Kindra colpirà, immagino, ma colpirà nessuno. Ma scusami, ma ero su io. Mi ha colpito comunque. Cioè, Tornado colpisce anche se sei in volo? Boh. Andiamo di Moonblast. Idropompa mi sciotta? No, perfetto. Ok. Abbiamo battuto Claire. Cosa? L'hai sentito? Tanto abbiamo un botto di soldi, non abbiamo vinto. Sembrava come se provenisse dal Dragon's Den. Devo andare ad investigare. Vieni se vuoi. È proprio dietro la palestra. Ok, non ci ha dato la medaglia, come vedete. Quindi in realtà questa è una sorta di sfida falsa. Come anche la sfida contro Chiara, se ben ricordo. Anche se tecnicamente la sfida contro Chiara era vera e poi c'è stata quella falsa, una cosa del genere. Questa è quella falsa, dato che lei ha usato un Pokémon, e noi tre, ovviamente non può andare bene. E detto ciò, quindi noi dovremmo seguirla al Dragon's Den, ma lo faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!